Invece con l'intervista a Claudia Cardinale, praticamente per gli auguri per i 10 anni di Gorizia Lei Magazine. In quell'epoca ci ha fatto gli auguri, giusto? Claudia Cardinale. Eccolo qua, perfetto. Ecco, abbiamo con noi la bellissima, la grandissima Claudia Cardinale. Senta, bisogna essere così severi con i figli. Ma no, io non sono così con i figli. Io ho dato la libertà ai miei figli proprio da... Pensi che mia figlia a 14 anni ha detto che poteva vivere da sola, mia figlia a 20 anni è andato in America e ha vissuto libertà. No, io non sono assolutamente Amanda. No, lo so, perché ho visto, sentito questa voce potentissima, mi sono guardato tutto lo, tutta la... sì. Ho visto questa donna meravigliosa, dico io, al cinema, e l'ho vista così tutta... No, ma chissà se si comportano anche con i suoi propri figli. Assolutamente, questo è un ruolo che interessa. Sì, esatto, senta. La trasformazione. E invece gli chiedo un'altra cosa, sì. Lei cosa pensa anche della droga nella scuola? Per carità, non c'è niente di più deleterio. E lì bisognerebbe essere come lei, come era lì, proprio picchiare, però no? Molto severi, perché è veramente, ti mina il cervello. È vero. È molto, molto, io non ho mai provato niente. E spero che anche i ragazzi giovani, ecco, lo dica. Strada, esatto. Perché non si rendono conto, ma tu cominci, poi non riesci più. Non si riesce più a finire. Per carità. Esatto, senta, un'altra cosa volevo chiedere, lei è mai venuta a Gorizia? Io credo di sì, penso di sì. Purtroppo sono un giovane adesso e non ho tempo di visitare nulla. Esatto, ma lei gli ricorda qualche Gorizia, le ricorda qualcosa così per sentire? Non lo so, no. So che sono dei posti molto molto belli, l'ho visto, ho visto poco, perché siamo arrivati oggi, pomeriggio, sì. Facciamo la recita e partiamo. Spero, sì, di tornare un altro tempo. Senz'altro, senta, io vorrei sapere anche il suo segno zodiacale, che non lo so. Ariete. L'annata giusta quest'anno, hanno detto, eh? Sì, sì. Ha visto? Sì. Bene, un Ariete è molto potente. Senta, io invece voglio dire una cosa. Sì. Noi, il nostro programma fa 10 anni quest'anno. Io sono contento che lei è la prima attrice che noi intervistiamo. Oh. Perciò noi siamo nati nel 97 e il 2007 sono 10 anni. Allora, perché ci vuole fare gli auguri? Allora, a Gorizia Magazine, signora. Allora, tanti auguri per questi 10 anni. Sì, 10 anni consecutivamente senza ferie. Beh. Stupendo, andate avanti, non mollare, non bisogna mai abbassare le braccia. Grazie, e saluti gli amici del Friuli anche. E saluto tutti gli amici del Friuli. Baci, baci, baci. Grazie mille. Allora saluto questa grande attrice, bella e speciale. Bene, poi avevamo anche i saluti di Alberto Sordi, che io dovevo andare a cercare. Oggi 18 anni. Sì, allora, ai 10 anni c'è stata la Cardinale che ci ha fatto gli auguri. Al 18esimo vogliamo un gioiello, no? Un gioiello dei gioielli, che è Anna Tattangelo con dei bellissimi occhi. Di che segno sei? Capricorno. Bene, chi sposa un Capricorno non resta mai senza soldi, eh? Tranquillo, ah, sì? Sì, sempre, tranquillo. Siamo parsimoniosi. Sono comandanti, eh? Si riga dritti. Bene. Allora, vi faccio i miei più grandi auguri per questo 18esimo compleanno, tra virgolette, sono felice di poterlo passare con voi e spero di vedervi più presto. Gorizia TV. Gorizia TV. Grazie mille, ciao, buon lavoro e viva il Capricorno. Bene, eccolo qua, un'altra cosa del Capricorno, Gorizia, te cosa ti ricorda? Uno dice Gorizia, mi dai? Ricorda appunto questo posto, perché è la terza volta che ci sono stata. Ma la vecchia città? No. No, purtroppo no, devo essere sincera, non conosco la vecchia città. Va bene. Ci sono stata di recente in questi ultimi anni, purtroppo non negli anni precedenti. Bene, speriamo che vieni a vedere la nostra città di Gorizia, che ti invitano a fare un concerto favoloso in Piazza, in Piazza Vittoria. Mi piacerebbe tantissimo. Grazie. Senti, noi per concludere siamo un po' sul leggero, noi facciamo 18 anni di attività in ottobre. Ci vuoi fare gli auguri per i 18 anni? Saremo maggiorenni. Assolutamente. In maniera, noi siamo una TV modello leggero. Entrate nella maggiore età, per cui tanti auguri. E ci porti bene. Gorizia TV. Sì, sì. Gorizia TV. Gorizia TV. Tanti auguri di buon 18esimo compleanno, della vostra attività. Benissimo, ci porti bene. Senti, grazie mille e buon lavoro. Grazie, altrettanto. Bene, la ringraziamo, guardate che bella foto, che gioiello di donna, veramente invece oggi andiamo invece con gli auguri per il 11esimo compleanno di Gorizia Lei Magazine. Abbiamo i più grandi personaggi, voglio salutare innanzitutto Cesare Balaben, Silvia,
voglio tutti quelli che hanno spiccherato per Gorizia Live Magazine, voglio salutare Pasquale, ha detto che sarà presente senz'altro per la grande festa, siamo stati io e lui a iniziare Gorizia Live Magazine nel 1997, siamo stati io e lui, poi lui ha preso un'altra strada e via, bene, come sempre tutte le cose. Ecco Silvia Usai, e qua adesso andiamo a sentire il sindaco, tutti i vari personaggi dell'epoca che ci hanno fatto gli auguri e abbiamo regalato anche la maglia. Abbiamo 11 anni di attività ininterrotta, per cui in questa circostanza abbiamo voluto omaggiare i personaggi coloro i quali si sono per di più prodigati per aiutare il nostro programma e per garantirci un lavoro in serenità. Primo fra tutti il sindaco dottor Ettore Romoli. Le consegno questa maglietta. Grazie. Rappresenta i nostri 11 anni di attività. La facciamo vedere ai telespettatori. Si tratta di una maglietta con i colori della città e questo mi fa particolarmente piacere. Ecco. E poi sul retro c'è scritto 11 anni e sulla parte anteriore invece c'è scritto Gorizia Magazine. Mi sembra molto importante che abbiate pensato di fare un omaggio non alla mia persona, che ha nessuna importanza, ma al sindaco della città che in qualche modo ospita questa importante trasmissione, che oramai è diventata una trasmissione importante, seguita, personalmente la seguo ogni volta e quindi mi fa molto piacere vedere la verba e la simpatia con la quale riuscite a presentare gli avvenimenti della nostra città in una forma di ottimismo che forse è la cosa che manca di più a Gorizia. La redazione che sicuramente è stata più vicina a Gorizia Magazine in questi 11 anni è il Messaggero Veneto, per cui vogliamo lasciare una maglietta di questi 11 anni anche al direttore Vincenzo Compagnone. Ecco, grazie lei. Mille, la regalerò, vediamo un attimo le misure, ma sì, penso che potrebbe anche andare in vendita. Un po' di propaganda. Esatto, ne abbiamo fatte 11, Vincenzo. 11 esattamente come 11 sono questi nostri anni. Niente, quindi tanti auguri, complimenti per il lavoro che state facendo. Cosa devo dire? Che ho sempre apprezzato della vostra emittente soprattutto una cosa, e cioè il fatto che date la parola molto spesso alla gente, no? Quindi andate per la gente, fate parlare molto spesso a chi non ha la possibilità proprio di, attraverso altri mezzi, di dire la propria opinione sui fatti che succedono in città e altrove. E questa è una cosa molto apprezzabile che tante volte noi stessi non riusciamo a fare. Grazie. No. Per il Messaggero Veneto di Gorizia, premi d'eccellenza, perché abbiamo qui Piero Tallandini ed è il terzo componente a cui omaggiamo. Grazie. La nostra maglietta. A te il nostro omaggio. Per l'aiuto che ci dà tutti, in tutti questi anni. In tutti questi 11 anni di attività. Grazie per... Cosa ci puoi dire? Grazie a voi per la collaborazione. Collaborazione da parte mia è stata direttamente proposta alla vostra disponibilità e anche la qualità, insomma, dell'offerta mediatica che avete sempre garantito alla città e ai telespettatori, insomma. Credo che Gorizia Live Magazine sia una rete importante, non soltanto dal punto di vista giornalistico. È difficile nel panorama nazionale, direi, trovare un magazine che vada avanti sostanzialmente da più di 10 anni, questa cosa addirittura 11. E quindi penso veramente che i goriziani debbano ringraziare loro per primi, Roberto Borghese, che in questi anni ha lavorato assieme a lui per il Gorizia Live Magazine. Grazie mille, Tarandino. Grazie per la collaborazione. Ci troviamo in via 24 maggio e questa mattina vogliamo omaggiare la signora Casella, che è da 8 anni che ci sopporta e in 8 anni non ha mai aumentato l'affitto al nostro programma Roberto Borghese, eccetera, per cui vogliamo omaggiare anche lei di questo pensiero, un pensiero simbolico. Grazie, mi sento proprio commossa, non credevo di essere con le persone così importanti per voi. Grazie infinite. Signora Casella, noi la ringraziamo anche perché ci ha sempre sopportato, perché non sa che noi rientriamo alle 5 di mattina, lo sa, no? Ma non mi disturbate, ecco. No, lei, ecco, noi abbiamo dato la maglietta alle persone più importanti, diciamo il sindaco, diciamo Tarandini, il suo messaggero. Ecco, allora noi vogliamo ringraziarla per questo aiuto che ci ha sempre dato al nostro programma. Grazie a loro. Ecco, grazie mille. Amici di Gorizia Magazine, un altro degli 11 personaggi che sono sempre stati vicini al nostro programma e a cui vogliamo consegnare il nostro omaggio è il vice sindaco Fabio Gentile. Ecco a lei.
Questa è la nostra maglietta con i colori di Gorizia, che rappresenta appunto la città, è proprio un omaggio, se vogliamo lasciarlo, perché lei con il suo lavoro ha sempre contribuito a dare una mano al nostro programma. Bene, anche un XL, quindi anche la misura. Ecco, abbiamo scelto bene, sì. Fa molto piacere, io sono rimasto anche colpito da questo omaggio, mi fa piacere innanzitutto festeggiare con voi e con tutti quanti i vostri ascoltatori l'undicesimo anniversario di questo programma, che è un programma importante per la nostra regione, perché al di là di quello che, ripeto, sono le parole che si possono dire, io da tante parti, quando sono in giro per la regione, tanta gente mi dice: ah, ti ho visto sul Gorizia Life Magazine. Quindi è dimostrazione che ho un programma simpatico, spumeggiante, condotto sempre in una maniera originale, diversa, simpatica. Tiene incollata la gente davanti alla televisione e fa conoscere la nostra città, perché porta il nome, ma fa conoscere veramente tante piccole realtà del nostro meraviglioso Friuli Venezia Giulia e della vicina Slovenia, che sono estremamente importanti, sono il modo per fare promozione turistica in maniera intelligente anche alla nostra città e alle manifestazioni. Coinvolgete il Gorizia Life Magazine. Grazie mille. Consigliere, le vorrei dire che noi questa settimana abbiamo fatto varie interviste, perché Gorizia Magazine fa 11 anni di lavoro ininterrotto. Ci dica qualcosa anche lei. No, io posso dire solamente che effettivamente una delle voci, e forse la voce di Gorizia a livello televisivo, è proprio Gorizia Magazine, perché ormai prende un lasso di tempo notevolissimo, partendo da quando facevo il sindaco io fino ad oggi. Con i capelli scuri. Un augurio veramente così di cuore affinché questo prodotto, questa attività vostra, sì, possa durare ancora tanti e tanti decenni. Grazie mille, signor. Noi come Torino siamo in silenzio stampa. No. Perché naturalmente noi pensavamo di vincere, invece niente da fare. Io avevo fatto un mese fa la previsione, la tua previsione, ecco. Avevo dato vincente alla Juventus, tu non l'hai trasmessa, e da questo momento non ti parlerò più né della Juventus né del Torino. Ah, proprio così? Si rende... scherzo. Va bene, non scherzo. Tanto non per noi, adesso è facile scherzare con voi. Beh, abbiamo sì, appena battuto, strabattuto, dai. Va bene, noi siamo intanto in silenzio stampa, dopo vedremo. Il Messi mi sembra, ah, yeah, silenzio stampa. Vabbè, adesso cambiamo il discorso, senta, noi facciamo 11 anni, Gorizia Magazine fa 11 anni di attività ininterrotta, certo. Abbiamo intervistato vari personaggi, il sindaco, mancava lei, ho detto finalmente eccolo qua. Cosa mi può dire del nostro lavoro? Ma intanto vi ho sempre seguito, in qualche maniera accompagnato fin dove mi è stato possibile, prima come Presidente della Provincia, anche Presidente del CONI. Siete simpatici, parlate molto chiaro, a volte, e questo può dar fastidio a qualcuno, continuate a essere quello che siete, con l'augurio veramente che possiate avere anche la struttura finanziaria e così imprenditoriale per poter andare avanti, perché abbiamo bisogno di gente che parli chiaro, di gente che dica e faccia sapere alla gente ciò che anche di buono succede, ma anche di non buono succede nella nostra città e nella nostra provincia. Signor Presidente, siamo tutti che chiediamo soldi qua. Lo so, adesso più di 100 euro miei personali non ho altro da dare, non rappresento più nessuna istituzione, per cui voglio dire ti seguiremo in questa maniera. Va bene. Però devi, ti daremo soldi solo se cambi fede calcistica, e questo non credo che lo farà. Non si può. Vabbè, allora avrai sempre dei problemi. Va bene. Grazie mille. Bene, saluto l'onorevole, perché adesso è onorevole deputato a Roma, è il grande Brandolin, però la Juve è ultima e Torino è primo, caro onorevole, adesso siamo noi i primi, chissà, io non dico niente. Bene, allora vi ricordo, questi erano gli 11 anni di Gorizia Life Magazine di quell'epoca, e adesso andiamo con lo spot, cari amici. Amici, siamo arrivati al dunque, al countdown. Allora, amici, Gorizia Life Magazine, Gorizia TV festeggia il 18° compleanno, siete tutti invitati il giorno 23/10/2015, venerdì, alle ore 18 presso il Caffè Suite, per un brindisi e il taglio della torta. Vi aspetto tutti, perché Gorizia Life Magazine è arrivata a 18 anni di attività, un lavoro veramente ininterrotto, cari amici. Bene, allora andiamo in